Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi mostro come ho costruito delle luci per Natale alimentate da un pannello solare. Infatti, di solito, se vogliamo mettere delle luci natalizie all'esterno, lontano da una presa, e se non siete pazzi come me che uso una prolunga da 100 metri, l'unica strada è usare quelle a batteria. Il problema enorme di queste luci è che dopo poco tempo le pile si scaricano, diventando rifiuti elettronici dannosi per l'ambiente e costosi per noi. Così mi sono messo alla ricerca di una soluzione più ecologica. La prima cosa a cui ho pensato è stata integrare una batteria ricaricabile nelle luci, in modo da poterle poi caricare da una porta USB, un po' come un power bank. Poi però ho pensato, perché non aggiungere anche un pannello solare che carichi la batteria in modo da rendere le luci completamente autonome? Così è nato questo progetto, delle luci natalizie alimentate a energia solare con anche un sistema di accensione e spegnimento automatico. Iniziamo! Questo video è sponsorizzato da GelsiPCB. GelsiPCB è un produttore di circuiti stampati personalizzati che realizza PCB da 1-8 layer a partire da appena $2. GelsiPCB mette a disposizione tutto ciò che ti serve per realizzare i tuoi progetti di elettronica, partendo dal software di progettazione elettronica EasyEDA e arrivando alla produzione del circuito stampato, alla fornitura dei componenti e alla realizzazione dello stencil. Inoltre GelsiPCB offre un servizio di assemblaggio dei componenti sul circuito stampato, che consente di averlo subito pronto da utilizzare nei nostri progetti. GelsiPCB è un'ottima scelta per realizzare PCB di ogni tipo, perché produce anche PCB multilayer a prezzi molto bassi, con circuiti stampati a 6 layer che partono da appena $35. In questo momento è possibile ottenere sul sito di GelsiPCB un coupon di $30 sulle PCB a 6 layer, quindi potete provare circuiti stampati multilayer di alta qualità a soli $5. L'idea dietro a questo progetto è molto semplice. Un pannello solare carica una batteria durante il giorno, e quando arriva la sera le luci si accendono e vengono fatte funzionare dalla batteria, che poi viene ricaricata il giorno dopo. Queste sono le luci che modificheremo per farle funzionare a energia solare. Sono pensate per funzionare con tre pile stilo, e tra poco vedremo perché questa cosa è importante. Le luci hanno anche una funzione timer integrata, altra cosa che ci tornerà molto utile tra un attimo. Oltre alle luci ci serve un pannello fotovoltaico. Il pannello deve riuscire a produrre durante il giorno più energia di quanta ne consumano le luci la notte, considerando anche le giornate nuvolose. Il pannello che ho scelto è da 5 watt e 18 volt, e dovrebbe essere più che sufficiente per alimentare le nostre luci. Poi ci serve una batteria. Qui ho scelto una batteria agli ioni di litio 18650 da 3,7 volt. Ovviamente non si può collegare il pannello solare alla batteria in modo diretto, quindi ho trovato questa scheda con chip CN3791 che permette di caricare la batteria con l'energia che viene prodotta dal pannello solare. Questa scheda promette di essere un regolatore di carica MPPT, che quindi in poche parole fa sempre funzionare il pannello solare alla massima efficienza per ricavare più energia possibile. Sulla PCB abbiamo l'integrato principale e alcuni connettori per collegare la batteria e il pannello solare. Al regolatore di carica va affiancata questa minuscola scheda che è un circuito di protezione della batteria, che è molto importante perché evita che si scarichi troppo e la protegge da eventuali cortocircuiti. Riguardo a questo è molto importante ricordare che le batterie agli ioni di litio possono esplodere o incendiarsi in caso di cortocircuito o sovraccarico, quindi fate sempre la massima attenzione quando le utilizzate. Per fare un test del circuito ho inserito la batteria in un portabatterie stampato in 3D e ho collegato i due terminali ai contatti B- e B+ del BMS. Poi ho saldato i due cavi del connettore per la batteria del regolatore di carica ai contatti di uscita centrali del BMS. Da ultimo ho saldato un cavo a due poli a positivo e negativo del pannello solare e l'ho collegato al connettore di ingresso del regolatore di carica. Come avete visto, il circuito è veramente semplice. In ogni caso, questo è lo schema con tutti i collegamenti. Prima di portare il pannello solare all'aperto, dobbiamo costruire un supporto su cui montarlo. Per farlo ho disegnato alcuni pezzi da stampare in 3D. Mentre la stampante realizzava i pezzi, ho tagliato a misura un profilo rettangolare di alluminio, in cui ho fatto 4 fori da 6 mm.
A questo punto ho assemblato il supporto usando dei bulloni M6 per fissare i diversi pezzi. Come ultima cosa ho inserito nel raccordo centrale del supporto una canalina di plastica che servirà come palo per sorreggere il pannello solare. Ora che tutto è pronto, manca solo una cosa, il sole. Dopo 2 settimane di attesa, il sole è finalmente arrivato e ho portato il pannello solare all'esterno. Con il multimetro ho misurato la corrente con cui il pannello solare carica la batteria, che in pieno sole raggiunge quasi 0,5 ampere, molto più di quanto mi aspettavo. Ho fatto un test anche con il cielo nuvoloso e ho scoperto che purtroppo in queste condizioni la corrente con cui viene caricata la batteria non arriva nemmeno a 50 mA. Ora che il circuito che carica la batteria è pronto, dobbiamo pensare a come alimentare le nostre luci dalla batteria. Le luci che ho scelto sono pensate per funzionare con 3 pile stilo. Nel portabatterie le pile sono collegate in serie, e dato che ogni pila produce intorno a 1,5 V, moltiplicando 1,5 V per 3, le luci ricevono una tensione di circa 4,5 V. Questa tensione è molto vicina a quella di una batteria agli ioni di litio, che raggiunge 4,2 V quando è carica. Questo mi fa pensare che si possa collegare il circuito delle luci direttamente alla batteria, ma l'unico modo per scoprirlo è provare. Per prima cosa ho aperto il portabatterie delle luci e ho individuato sulla PCB i contatti di positivo e negativo a cui erano collegate le pile. Poi ho fatto un foro nel portabatterie, da cui ho fatto entrare un cavo a 2 poli. Ho saldato il negativo e il positivo del cavo ai 2 contatti di alimentazione sulla PCB delle luci. Tra i 2 poli ho anche aggiunto un condensatore, perché per i test che ho fatto senza il condensatore l'integrato che controlla le luci a volte si bloccava. Ora è venuto il momento di collegare i 2 cavi alla batteria, premere il pulsante e funziona! Già che c'ero, ho anche misurato con il multimetro la corrente consumata dalle luci, che è intorno ai 40 mA. Come ho detto prima, le luci hanno anche una funzione di timer integrata, che dal momento in cui le accendiamo le tiene accese per 6 ore e spente per le successive 18 ore, per poi ripetere il ciclo il giorno successivo. Quindi se in una giornata le luci stanno accese per 6 ore con un consumo di 40 mA, avremo un consumo totale di circa 240 mAh. Come abbiamo visto, la produzione di energia del pannello solare varia tantissimo se è soleggiato o nuvoloso. Ad esempio, in una giornata di sole l'energia necessaria per le luci viene prodotta in meno di 1 ora, mentre se nuvoloso può volerci anche tutta la giornata. Ora che sappiamo che tutto il circuito funziona, possiamo trasformare l'idea iniziale in un qualcosa che assomiglia di più a un prodotto finito. Per prima cosa ho disegnato un contenitore da stampare in 3D in cui montare la batteria, il regolatore di carica e il BMS. Per la stampa 3D ho scelto del PLA verde per la struttura esterna e grigio per il pezzo su cui verrà montata l'elettronica. La mia idea è di avere una parte interna che possa scorrere all'interno della scatola e che poi venga fissata con una vite. In questo modo, montando la scatola con l'apertura verso il basso, riusciamo a proteggere l'elettronica dalla pioggia, cosa molto importante visto che il pannello solare verrà messo ovviamente all'esterno. Inoltre, per poterla fissare a un palo, la scatola ha dietro 2 spazi per far passare delle fascette. Ho iniziato l'assemblaggio mettendo un inserto filettato M3 nel foro nella parte interna della scatola, che poi servirà a fissarla alla parte esterna con una vite. Poi ho recuperato 2 contatti metallici da un vecchio portabatterie, li ho saldati ai 2 cavi e li ho incollati nello spazio per la batteria nel pezzo stampato in 3D. Con del biadesivo ho montato anche la PCB del regolatore di carica. Per collegare le luci alla batteria userò questo connettore. Per prima cosa ho saldato 2 cavi a positivo e negativo del connettore e l'ho fissato con della colla a caldo al pezzo stampato in 3D. Poi ho saldato i cavi di positivo e negativo del portabatterie ai contatti B- e B+ del circuito di protezione. Ai contatti di uscita centrali invece ho saldato i 2 cavi provenienti dal connettore di uscita e i 2 cavi da collegare ai terminali per la batteria del regolatore di carica. Ho fissato anche il BMS e finalmente ho inserito la batteria nel portabatterie. Ora ci rimane da collegare il cavo del pannello solare all'ingresso del regolatore di carica, facendolo passare dal foro sul pannellino frontale. E quindi il circuito elettronico è finito. L'ultima cosa da fare è inserire il pezzo con sopra l'elettronica nel contenitore e bloccarlo con una vite. A questo punto ci rimane solo da montare tutto all'esterno.
Una volta che tutto era montato, ho aspettato il tramonto e ho collegato le luci alla batteria. In questo modo, grazie al timer integrato, le luci si accenderanno automaticamente ogni giorno alla stessa ora, per poi spegnersi 6 ore dopo. Da quando le ho collegate, le luci hanno funzionato ormai per circa 2 settimane a energia solare senza nessun problema, quindi direi che funzionano alla grande. Piccola parentesi, se vi stavate chiedendo come ho realizzato questo bel timelapse, ho usato un vecchio cellulare e un ESP32 connesso via Bluetooth in modo da simulare un mouse che ogni 5 minuti preme sul pulsante della fotocamera per scattare una foto. Le singole foto sono poi unite in un video in post-produzione. E quindi anche questo video finisce qui, e come sempre vi ringrazio di averlo guardato fino alla fine. Se vi interessa l'elettronica, date un'occhiata al mio canale e magari iscrivetevi. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video!